Bentrovati. Oggi ci troviamo all'interno della chiesa del santuario di San Salvatore. San Salvatore qui in Orta di Atella. Il convento è intitolato a San Donato, ma successivamente, per la grande devozione al santo francescano Salvatore da Orta, ha innalzato, è elevato nel 2001 questa chiesa a santuario diocesano. Oggi, nella riflessione, meditazione sulla misericordia, vogliamo puntare su un altro aspetto, il potere, misericordia e potere. Papa Francesco ne ha parlato in lungo e in largo. Pensate, oggi che è anche l'esaltazione della Santa Croce, molto importante per noi cristiani, perché è il simbolo della salvezza, bene, Papa Francesco non ci fa distogliere lo sguardo dalla croce, perché è lì la vera potenza di Dio, attraverso quello strumento che può sembrare un supplizio, una tortura, ma da lì viene la nostra salvezza. Ascoltiamo. Il male compiuto, infatti, lascia le sue tracce dolorose e la storia degli uomini ne porta le ferite. La misericordia può guarire le ferite e può cambiare la storia, ma apre il tuo cuore alla misericordia. La misericordia divina è più forte del peccato degli uomini. Noi ne conosciamo il potere quando ricordiamo la venuta dell'innocente Figlio di Dio che si è fatto uomo per distruggere il male con il suo perdono. Gesù Cristo è il vero Re, ma il suo potere è completamente diverso. Il suo trono è la croce. Lui non è un re che uccide, ma al contrario, dà la vita. Il suo andare verso tutti, soprattutto i più deboli, sconfigge la solitudine e il destino di morte a cui conduce il peccato. Gesù Cristo, con la sua vicinanza e tenerezza, porta i peccatori nello spazio della grazia e del perdono. E questa è la misericordia di Dio. Papa Francesco, avete ascoltato come è stato forte. Il male è quello che poi lascia le sue tracce, e lascia delle tracce a volte indelebili, sono delle ferite, lo sappiamo, come anche è stata la ferita nella storia attraverso la crocifissione di Gesù, ma è una ferita che viene poi rimarginata, viene poi ridonata, risvegliata da un dono diverso, che è quella appunto della risurrezione. La croce allora è il grande potere che Dio attraverso di essa opera, ed è per noi cristiani fondamentale comprendere questa potenza. Vedete, gli uomini, noi uomini tutti, utilizziamo, a volte sbagliamo a utilizzare un potere e anche un'autorità, dando anche delle difficoltà. Pensate al male che l'uomo arreca avendo un potere sull'altro, e le guerre, le sopraffazioni, le sofferenze, e anche questo diventa un potere, ma un potere negativo, un potere che porta alla distruzione. Con la morte di Gesù invece noi troviamo tutt'altro, troviamo il potere inverso, un potere che porta alla risurrezione, alla rinascita, alla possibilità ancora una volta di riprendere un cammino di speranza. Ed è proprio questa speranza che ci dà la possibilità anche di introdurre anche quello che è il pensiero di Padre Pio nei suoi scritti. Ce n'è uno in particolare dove appunto scrive: il Signore
talvolta ti fa sentire il peso della croce. Questo peso ti sembra intollerabile, ma tu lo porti perché il Signore, nel suo amore e nella sua misericordia, ti stende la mano e ti dà la forza. Questa forza che tante volte noi non riusciamo ad avere, la chiediamo al Signore, ma è proprio la croce la nostra forza. È proprio questo simbolo per noi importantissimo, che ci dà la possibilità veramente di affrontare il quotidiano e anche le grandi difficoltà della vita, le grandi sofferenze. A tal proposito, voglio introdurre un altro cantautore, un cantautore cristiano, giovane, che gioca su quella che è una realtà giovanile, e quello del rap, ma non solo. Giuseppe Bruno, in arte 8, un infinito sognatore. Infatti il numero 8 non è soltanto inteso come numero, ma messo in orizzontale rappresenta l'infinito. Lui così si definisce, un infinito sognatore. Un ragazzo che vive e che sta vivendo anche un'esperienza di conoscenza teologica, che sta studiando anche sotto questo aspetto di intraprendere questa conoscenza sempre più profonda di Dio. Ed è anche un ragazzo impegnato nella vita, nel sociale e anche in tutto quello che è la sua esperienza musicale. Lui non vuole la fama, non gli interessa la fama, interessa semplicemente donare Dio attraverso la musica. Ascoltiamo 8 con Lo dirò a Dio. Lo dirò a Dio.
lo dirò a Dio. Così è stato il ritornello. Egli mi comprenderà, certamente. Dio comprende le nostre difficoltà, Dio conosce le nostre miserie, Dio sa che c'è il male nel mondo, Dio sa che proprio in quel male Egli farà risorgere tutto ciò che è buono. Attraverso queste esperienze, sembra assurdo, ma è la logica di Dio. Dio sconvolge i piani dell'uomo. E allora vogliamo veramente dare questa forza, come la canzone stessa ci ha dato la possibilità di comprendere, di capire attraverso queste storie di sofferenza, ma anche di speranza. Gridare a Dio la nostra voglia di riscattarci, certamente, perché Dio è là, in quella sofferenza, in quel bambino che soffre, in quelle storie che noi abbiamo nella nostra quotidianità. Il potere smodato porta alla sofferenza, al dolore, e abusi, e sopraffazioni, ne conosciamo queste. Sono storie sempre che danno una attenzione particolare a quella che è la croce, ma la croce porta la speranza. La croce, attraverso la grande misericordia che il Padre ci ha dato, ci chiede ancora una volta di, attraverso l'utilizzo della misericordia, di continuare a dare una nuova possibilità all'umanità. È vero, sono vittime innocenti, ma sono loro che stanno parlando a Dio e stanno chiedendo ancora una volta misericordia per questa umanità.